Ciao ragazzi, seconda giornata di Serie A per la mia carriera di Football Manager 2020 con la Lazio e subito partita difficilissimo perché gioco in trasferta contro l'Atalanta. Vediamo come i miei ragazzi sapranno comportarsi contro l'Atalanta, insomma fuori casa partita molto 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 difficile. Sono semplicemente la seconda di campionato, speriamo bene, dopo la vittoria nella prima sarebbe importante proseguire bene. Ragazzi, ci siamo. Atalanta-Lazio, quarta contro seconda. Partita molto difficile per noi, ovviamente. Genoa. Anche l'Under 21. La Lazio riceve 575.000 Oh, Dujan Anderson. Javan Anderson incerto sul futuro della Lazio, dopo la discussione con Vittorio Campanile. Io lo voglio trattenere, voce da un Jess Anderson abbia chiesto di andarsene, ma io non voglio far andare via. Quindi non ci sono problemi. Allora, mi chiedono su Anderson. È un giocatore della Lazio, la resterà a questo punto. A questo proposito vorrei si facesse meno casino possibile, resta e diventerà importante. Ma davvero a convincerlo a restare e diventare importante per la nostra causa, dai. Eccoci ragazzi, Atalanta-Lazio, mentre a Roma gioca contro Sampdoria, giusto così per fare. Ma dai, Jordan Lukaku non è disponibile. Torino ha battuto 2-0 il Napoli. Attenzione. E noi andiamo. Esordio per Sisto. Io Dujan Anderson lo metterei in panchina. A chi posso togliere? Al posto di Marusic, Marusic oggi va in tribuna, va. Vediamo se le mie scelte vengono ripagate. Partita difficile, giochiamo pure a Bergamo. Dimostrate che i soldi del biglietto. No, voi che vengate. Ma che cose dico? Non sono convinto. I giocatori sono di buon umore, però. Oh, che palle, intervista a bordo campo. Dai. Con la maglia bianca. Vediamo come. Oh! Attacchiamo sempre sulla destra, è Lazzari. Metti a centro. No! Traversa! Traversa di Correa di testa. Ciro Immobile. Dietro a Lazzari. Oh, palla assisto. No. Bel tiro di Correa. Segna mai però. Luis Alberto da angolo. Acerbi. Siamo tornati indietro. Dai che buono spazio, Luis Alberto. Ragnatela di passaggi? Ah, Luis Alberto, Lulic, niente.
Fino adesso l'Atalanta non si è vista. Ha ammonito Acerbi. Porca vacca. Poi hanno fatto un altro tiro in porta. Inter 2-0 contro Verona. Lukaku dopo 18 minuti. Ti dice che non c'è nessuno. Vabbè, prima andiamo sul campo. Niente. Beh, trentesimo, primo tempo piuttosto scialbo. Ah, nostra coscia, dobbiamo stare attenti là. Fiorentina 2-0, vincono tutti. Lancio lungo, dai Sisto, inventa, è andato via, è andato via. Ah, ha fatto un passaggio al portiere. Stiamo giocando troppo di rimessa? Questo è il solo. Zapata. Attenzione Luis Alberto. No, Acerbi. Andiamo a bloccare di più Hatteburg free cross. Dai, pressing alto. Dai Lazzari. No! Fuori, fuori, fuori. Concediamo troppi cross. Ha munito Todoi. Toloi. Buona percentuale di conversione in gol delle occasioni da tre quarti. Manuel Lazzari ha vinto e perso il possesso palla. Faticato a mantenere il possesso palla. Gasatissimo Ciro Immobile. È l'ora di mettercela tutta. Difesa, vorrei dire. No. Vabbè, buon lavoro. Ecco. Lulic felice, eh. Solo sfortuna, una bella prova, finisce il discorso. Bene, ho quattro giocatori, tre giocatori deconcentrati, ma cosa io ho detto? Suoniamo bene. Dai Tucu. No. La Roma vince contro Sampdoria, ha segnato Zeko. Beh. Vediamo. No. C'è un'azione. Niente, non c'è più un'azione. Gira bene la palla l'Atalanta. Vabbè. Facile presa questa.
Vediamo se fare qualche cambio. Lulic è un po' stanco, ma da quella parte non è che c'è molte opzioni. Potrei fare entrare Regioni al posto di Correa. Sisto non sta giocando benissimo. Johnny però mi può giocare solo a sinistra. Ma per adesso continuiamo così. Potrei spostare Correa a destra. Potrei mettere Johnny. Ecco, loro tolgono Ilicic e mettono Gomez. Abbiamo appena avuto un'occasione. Vediamo se riusciamo. Allora, iniziamo a fare dei cambi. Allora, prima tattica. Tattica. Allora, Correa di qua può andare? Mica tanto. Sisto qua si trova bene. Anzi, attaccante esterno è proprio perfetto per lui. Correa soffre un po'. Soffre un po'. Io metto ala. Lulic, perché sta così in difficoltà? Vediamo se hanno fatto le modifiche. Ok, proviamo a cambiare le modifiche. Ecco, sì, sto addirittura ammonito, direi benissimo. Allora, sì, sta ammonito. Johnny, ti do una grande chance. Lazzari è stanco. Mettiamo Duvan Anderson e Milinkovic così così Alberto Senad è stanco in realtà anche Correa. Vabbè, adesso proviamo così e vediamo. Aia. No, all'83esimo. Di testa. E allora andiamo subito a cambi. Bobby, rischio tutto per tutto e ti metto a te, eh? Che Correa mi sembra morto. E andiamo a giocare. Fallo, arbitro rosso, netto. No, non me l'ha fatto vedere. Neanche la punizione abbiamo creato interessante.
dai. 4 minuti di recupero, non creiamo neanche un'azione. Dai, dai, no. Che delusione. Niente, non riusciamo neanche a rubare palla. Eccolo. Dai Sergei, dai che c'è Ciro. Dai Bobby. No. Che peccato. Sono sorpreso da questo risultato, a dire il vero mi aspettavo una partita combattuta con una probabile vittoria della Lazio. Mannaggia. Purtroppo è arrivata la prima sconfitta, sconfitta meritata perché stavamo giocando meglio, l'Atalanta ha segnato veramente all'ultimo secondo, una partita che potevamo vincere, abbiamo sbagliato tante tante occasioni davanti al portiere, però insomma il gioco c'è, i 3 punti non sono arrivati, anzi è arrivata la prima sconfitta in campionato, il gioco c'è, per cui questo mi permette di essere ottimista e speriamo di rifarci presto. Mi raccomando, se ti è piaciuto iscriviti al canale e metti like. Ciao, alla prossima!